E se non ci fossero le stelle? Solo tu mi sai capire, Luna. Non avremmo avuto scrittori, musicisti, artisti da sempre ispirati dalle stelle. Tra arte e scienze, il sogno di abitare su Marte. Ciao a tutti da Caterina e Strollina. Guardiamo le stelle con Van Gogh, è il titolo del video di oggi. E voi, che mi seguite la domenica, provate ad immaginare l'opera La notte stellata dell'artista olandese senza le stelle. La nostra avventura di oggi, come avete capito, inizia osservando quest'opera, per poi fare un piccolo viaggio nella scienza. Addirittura oggi andremo su Marte. Quando Van Gogh decide liberamente di entrare, di essere internato, ha alle spalle uno degli episodi più devastanti della sua vita, l'amputazione del lobo dell'orecchio sinistro. Era avvenuta dopo un litigio con il pittore Paul Gauguin, suo amico, con il quale visse per un certo periodo nella Casa Gialla. Un evento inquietante, forse non ancora del tutto chiaro, ma riportato in alcuni libri e rappresentato in diversi film. L'artista, nelle lettere al fratello Theo, ci aiuta ad avvicinarci al suo lavoro, a lui. Abbiamo la camera di Vincent ad Arles che mostra la stanza da letto del pittore e poi i girasoli e tanti altri soggetti. Tra le tante opere, però il più sorprendente è l'opera La notte stellata, le straordinarie pennellate circolari, l'intensità e il contrasto dei colori sembrano dare un'energia al dipinto unica. Allora, Van Gogh esprime la propria sofferenza interiore con forza e la trasmette su tutto ciò che rappresenta. Nelle sue opere le tinte si accendono, le pennellate si trasformano in solchi di colore che divampano sulla tela, come lingue di fuoco che vanno non a caso verso l'alto. E non solo, senza saperlo, Van Gogh, secondo alcuni ricercatori che hanno analizzato il quadro in maniera scientifica, avrebbe espresso un vero e proprio principio della fisica, scoperto solo 50 anni più tardi, la disposizione di luci e colori sulla tela. Non sarebbe causale, ma si avvicinerebbe in maniera sorprendente alla formula matematica del cosiddetto flusso turbolento, e lo potete vedere qui. Gli stessi ricercatori hanno affermato che questa somiglianza è riscontrabile solo nella storia dell'arte, solo nei quadri di Van Gogh, dipinti nel periodo in cui il pittore soffriva di disturbi mentali. Tutto sembra in movimento, realtà e vissuto interiore si fondono. La posizione dei corpi celesti corrisponde a quella che realmente si osserva nel cielo di Saint-Rémy a inizi giugno, quando dovrebbe essere stato dipinto l'opera, La notte stellata mi fa vivere il sogno di abitare su Marte. Nulla di più attuale, lo so che non c'entra. Ma mi sono lasciata trasportare dalle immagini, dalle magnifiche immagini, attuali immagini, che sta inviando dal pianeta rosso il robot Perseverance, il quale alimenta le speranze di andare a vivere un giorno sul nostro gemello. Esattamente, un'utopia che coltiviamo fin dal secolo scorso e che oggi supera i confini tra fantascienza e scienza. Le missioni marziane hanno influenzato l'immaginario fantascientifico, stimolando la scienza a cercare sempre di più e sempre oltre. Ora, grazie a Perseverance,
Alcune domande avranno una risposta. C'è mai stata vita su Marte? O ci potrà essere in futuro? Potremmo andare a vivere tutti su Marte. Vengo anch'io! Come? No, tu no. E perché? Perché no. Ora, prima di tornare a parlare dell'ispirazione di Van Gogh, vorrei concludere il concetto di uomo su Marte, perché ci crediamo. Crediamo nei progetti che alimentano il sogno di andare su Marte per ricreare un mondo migliore, quello che oggi sulla Terra siamo forse incapaci di sognare. Crediamo che sia fattibile coltivare la speranza sulla possibilità di risolvere problemi come i cambiamenti climatici e le pandemie. L'arte ispira la scienza e la scienza ispira l'arte. Qui ora chiudiamo questa parentesi e riprendiamo a sognare ammirando i meravigliosi quadri del famoso artista olandese. Ah! È interessante sognare, è interessante notare come una tecnica usata per la notte stellata, con tratti circolari e contrasti di luce, sia maggiormente presente nelle opere del periodo di permanenza in manicomio. Qui, come vedete, ho riportato brevemente la vita dell'artista. Precisiamo, non sorprende quindi che gli artisti abbiano osservato le complessità della natura e provato a catturarne una parte nelle loro opere. Ovviamente è improbabile che Van Gogh stesse facendo previsioni sui vortici turbolenti quando ha dipinto le sue opere. È stata solo una straordinaria coincidenza. Concludiamo con Confusioni di stelle. 90 anni fa e una settimana nasceva Alda Merini. Nello stesso giorno, il 21 marzo, si celebra la Giornata Mondiale della Poesia. Ho sognato te come si sogna della rosa e del vento. Alda Merini. Ciao, a domenica prossima. La Caterina è stranina. Verso la mia fortezza, no extraterrestre, portami lì, voglio una stella che sia tutto mio, extraterrestre, vieni mi